Berlusconi sarà affidato ai servizi sociali. Mi pare che Berlusconi sia stato messo nelle condizioni, meno male, di fare campagna elettorale. C'è anche chi dentro Forza Italia ha parlato comunque di un bonus che rimane per la democrazia. Io l'ho detto in più di un'occasione, il fatto che dopo 20 anni dalla mietitura giudiziaria che ha consentito, avrebbe potuto consentire al Partito Comunista di allora di arrivare al potere, le due persone che si chiamano Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri oggi sono ristrette in provvedimenti definiti dalla magistratura, quindi l'uno 9 mesi di servizi sociali, l'altro accusato addirittura di essere un latitante, la dice lunga sullo stato del nostro paese e sul livello democratico del nostro paese. È un vulnus che noi riteniamo grave, non possono essere i giudici a decidere chi debba governare il paese. Riteniamo che il problema della riforma della giustizia si ponga fino in fondo. Senta, i giudici hanno anche detto che Berlusconi è ancora socialmente pericoloso. Posso commentare il giudizio dei giudici o rischio qualcosa? Senta, senatore, ma sulle riforme ora si sono rincontrati? Noi siamo convinti come allora che le riforme vadano fatte rispettando anche i tempi. Entro il 25 di maggio ci siamo impegnati a far uscire dal Senato la prima lettura delle riforme istituzionali. Quindi voi non presenterete il disegno di legge alternativo come lei aveva annunciato? L'accordo complessivo sul Senato non è ancora stato fatto, sono stati elaborati alcuni punti che erano quelli di allora, ritengo che ci sia ancora del lavoro da fare, ci sia ancora spazio per una trattativa al Senato su come sarà formulato il nuovo Senato. E le liste, senatore, che sono quasi chiuse. Io devo andare a scappare. C'è questa componente di rinnovamento di cui parlava il presidente Berlusconi? Direi proprio di sì, ci sono molti giovani, molte donne, anche superiore alla quota del 40%, quindi mi pare che ci siano parecchie novità, persone che non sono conosciutissime, come si dice in gergo, ma molte persone che hanno lavorato bene sul territorio. Senatore, buonasera. Un commento sulla decisione dei giudici Berlusconi e Andrea Servizi Sociali, siete soddisfatti? No, no, non ci può essere soddisfazione perché riteniamo che sia una condanna ingiusta, quindi soddisfazione non ci può essere. Parliamo delle questioni giudiziarie, lei ha parlato... Arrivederci. Motivato e galvanizzato. Grazie. Ma siete almeno soddisfatti? Era quello che chiedeva la difesa, c'è soddisfazione. Le ho già detto, ho già fatto un'agenzia prima, inutile tornare su questo tema. Ma potrà venire a Roma il martedì e giovedì, potrà fare la campagna elettorale, no? Buon lavoro. Grazie.